sì, per un altro uno spoiler, quindi preferirei sempre leggere le trame preimpostate, quelle che ha scritto già qualcun altro che se l'ha messo in un'app, vuol dire che non è così spoiler, penso, no? Non so. Personaggio di 16 anni, spesso hanno 18.
personaggi un po' così misteriosi, altri un po' che diresti delle sberle dalla mattina alla sera, questi adolescenti un po' così, vabbè. E quindi quello era Noi siamo leggenda. Mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto. In realtà quasi tutti questi in un modo o nell'altro mi sono piaciuti. Vabbè, avrò i gusti facili, non lo so. Sono quelle serie che comunque ti lasciano qualcosa, le guardi perché sei curioso di sapere che cosa succederà, perché è successo questo. Pensavo che
svolti da commedia.
Se è un film
fosse il vero Babbo Natale, il nipote Samuel e la fidanzata Evelyn si assumono l'impegno di rispondere al posto suo, ma una tempesta di neve interrompe la tradizione. Beh, praticamente, qua te lo spoilero perché è proprio brutto. Un film brutto, Non guardarlo. Peggio di classe 1999, forse. Non so, perché quello credo sia più brutto che abbia mai visto. Praticamente. Cioè, questi due bambini che si... ragazzini che sono innamorati, ma sono piccini, cioè sono proprio, non so, avranno 15 anni, forse, ne do tanti, e che si mettono anche l'anello, si regalano la fede perché loro si amano, bla bla bla, tante storie, e poi dopo, romanticismo top, te. No dai, sono carini insieme. Certo, Babbo Natale che ha inventato una canzone che secondo lui
Rockstar, c'è sta canzone in francese, credo sia un film francese. I film francesi sono sempre stranissimi, anche quelli spagnoli, ma quelli francesi proprio. Cioè, guardati i film francesi horror. Che
studenti maschi e 5 maschi, studenti maschi entrano, solo che queste ragazze non vogliono questi studenti maschi, vogliono restare solo donne e quindi ne succedono di ogni tipo, cioè li mettono in una specie di prigione perché c'è una specie di società segreta femminile che il preside è il padre della presidentessa di questa associazione segreta femminile e quindi gli lascia fare quello che vuole. E tipo c'è uno dei personaggi maschili che è tipo uno in carne, un ragazzo in carne, che a lui piace farsi punire dalle ragazze, quindi più lo trattano male più lui è contento, diciamo così. Poi ce n'è uno bruttissimo, poi c'è quello carino e poi c'è quello misterioso, quello che tiene sempre il cappuccio, non si vede mai in faccia, e poi c'è il ragazzo tinto con i capelli ossigenati, biondo, che di solito no, fa un po' vuole fare il duro, ecco, della situazione. Questi sono i personaggi e ne succede tutti i colori. Li mettono tipo in una specie di prigione sotterranea a scuola, gli fanno di tutto e di più, e c'è sempre questa con le poppe di fuori col frustino che lì è un po' strano, sì. Punisce, diciamo così, ecco. È un po', sì, un po' fetish, non so. Che per gli anime in realtà è normale, e invece se lo vedi a film fa un po' strano, ecco, un po' strano, sì. E basta, poi mi sono visto anche Takeshi Castle, ma non tutto, perché c'è la nuova stagione su Prime, rifatta alle stagioni vecchie che vedevamo su Italia 1, come da sveglio.